Signori e signori, salve e benvenuti a questo appuntamento dal titolo La mia Roma da salvare. Ci troviamo esattamente in piazza Santa Croce in Gerusalemme, appunto in Roma, a poca distanza dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Come potrete vedere, questa sede tranviaria, che è stata abbandonata per più di 7 anni, tornerà ad essere... Come possiamo dire, riesercitata, insomma il tram tornerà in questi binari, solo che c'è una piccola particolarità: la fermata qui in piazza Santa Croce è stata soppressa perché, come potete vedere, la banchina è praticamente distrutta dalle radici degli alberi che nel corso degli anni si sono fatte posto, in sostanza. Ecco, la particolarità di questa banchina è che non c'è più la banchina, come potrete vedere, ma è anche il fatto che, siccome i parallelepipedi, diciamo così, di travertino sono tutti quanti sconnessi, secondo il mio punto di vista è anche molto ma molto pericoloso il passaggio del tram. Infatti lunedì 27 agosto, e cioè tra 3 giorni, appunto questo tram tornerà ad essere tram, perché praticamente per questi 7 anni è stato bus. Il bus già passava comunque a malapena in questi tratti, perché generalmente il bus passa di là, ma se qualcuno si sbaglia potrebbe passare anche qua o comunque ripassare di là, vabbè, insomma in una delle due parti dovrebbe passare. E comunque dicevo che il passaggio del tram qui è molto ma molto pericoloso. Perché? Perché è pericoloso? Perché sbatte sul marciapiede di travertino, e quindi l'ideale sarebbe rifare da capo la banchina e poi rifare anche la fermata, perché questa fermata, prego la regia di muoversi, questa è stata soppressa. Mo questa si gira, ma chi sei? Ecco, salve. Molto gentile, sì. Prego, prego, guidi pure. Dicevo che questa è quella che vedete lì, è la fermata provvisoria, che da lunedì prossimo sparirà, perché sarà appunto rimandata, diciamo così, dietro a quei palazzi sullo sfondo, e cioè all'incrocio tra viale Carlo Felice e via Sessoriana. Ecco intanto un vecchietto che aspetta, come potete vedere da lontano. E quindi la fermata che era qui, questa è la piazza all'incrocio con via di Santa Croce in Gerusalemme, questa fermata tranviaria verrà soppressa. Ma avviciniamoci alla fermata distrutta. Ecco, come potete vedere, praticamente cioè non c'è un pezzo di marmo che sia in linea, sono tutti quanti molto sconnessi. E secondo la nostra emittente, che trasmette appunto per voi, per fare un servizio pubblico a voi, il transito del tram qui è molto molto pericoloso. Nel frattempo incontriamo una persona che è un signor Francesco Cotroneo, al quale la mamma sta proprio pensando sempre dal 16 gennaio 1978, dove purtroppo il signor Cotroneo trovò la morte proprio in questo incrocio. Ecco, come possiamo vedere, la cabina dell'ACEA sullo sfondo, il Museo dei Granatieri, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che non si vede per via della compensazione in controluce, un vento che ci si sta portando via, la temperatura in questo agosto, in questo torrido agosto, è di circa 40 gradi, ed ecco appunto, come potete vedere, le condizioni di questo marciapiede. Qualora una vettura tranviaria dovesse correre, diciamo così, visto che non c'è più la fermata, dovesse correre, supponiamo, a una velocità di 40-50 km orari, perché magari ha trovato la via libera al semaforo posto all'incrocio con la via di Santa Croce, dicevo, se una vettura dovesse correre e, mettiamo il caso, penso di aver azzeccato il congiuntivo, se si dovesse sconnettere definitivamente uno di questi blocchi di marmo, potrebbe far deragliare il tram, e se nel frattempo dovesse giungere un tram in direzione opposta, sarebbe un vero problema, anzi sarebbe, perché
i condizionali in corretto italiano vanno con la E aperta, quindi sarebbe un problema. Però qui a quanto pare non ci pensa nessuno. E quindi siamo noi, siamo questa TV, ecco, vediamo un Mercedes Sitaro sul 3, ecco questo che vedete è il 3 in navetta che dopo 7 anni sparirà. Ricordiamo che la tranvia però correrà solamente nella tratta Valle Giulia, nei pressi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Valle Giulia Piramide, perché purtroppo causa sempre banchine, si dice, sbagliate nella sagoma. Purtroppo la tratta Piramide, stazione Trastevere, tratta originale della linea 3, non potrà essere effettuata. Ecco, nel frattempo c'è già qualcuno che mi guarda storto, che si affaccia, ecco vedete, da queste finestre socchiuse, mi spia e dice: ma quello lì è proprio scemo. Effettivamente sì, lo sono, ma del resto noi che facciamo la TV, diciamo così, in prima linea, ecco, come se fossimo su un fronte di guerra, e effettivamente siamo tutti un po' pazzi. Ecco, come vedete, il fioraio che è lì non ha più il cartello 20 belle roselline lire 5.000, cartello che purtroppo è andato perduto, e quindi il lato della piazza Via Eleniana. Penso non ci sia più nulla da aggiungere. Vi ringrazio per l'attenzione e a risentirci.